Bentornati su RetroPlay, questa volta giochiamo a un grande classico dei videogiochi che si intitola appunto Prince of Persia, detto anche, niente, eccolo qua, Prince of Persia della Brotherbund, programmato da Jordan Mechner nel 1990. Allora, Jordan Mechner è un grande programmatore che aveva già fatto un gioco che si chiamava Karateka, che era fantastico. Allora, in pratica la trama narra di questo sultano, del gran visir Jafar, che vuole diventare sultano, mentre il sultano non c'è. E l'unico ostacolo fra lui e il trono è la giovane principessa, eccola qui, e lui la imprigiona. La imprigiona e eccola qua. Lui la costringe, la vuole costringere a sposarlo per diventare lui il re, diciamo. E il gran visir, eccolo qui. Adesso fa anche una magia, vedremo, ecco, è entrato proprio a fare il drammatico, proprio c'è anche la musica. Sembra proprio un film muto, no? Per come è fatto. E adesso eccolo che con un gesto magico, ecco, prova ad abbracciare a lei, si ritrae e lui con un gesto magico fa apparire questa clessidra gigante. Se non lei ha un'ora di tempo per decidere di sposare Jafar, se non lo sposerà, allora, se non lo sposerà morirà, se non lo sposerà verrà ucciso. Allora, l'unica speranza della regina è il giovane ragazzo che la ama e che la vuole salvare. Quindi dobbiamo, nei panni di questo ragazzo, dobbiamo entrare nel castello e salvarla, in questo castello, diciamo, orientale, salvarla, però abbiamo solo un'ora di tempo per farlo. Attenzione perché appena arrivati ci sbattono subito nelle prigioni, come vediamo qui dal gioco. Adesso vediamo un po' se riesco a far partire il gioco, perché giustamente, vediamo un po', ok, prendo lo spazio. Ecco qua, iniziamo il gioco, abbiamo un'ora di tempo, 60 minuti. Quindi il gioco è difficile proprio perché abbiamo solo 60 minuti di tempo. Come vedete, le animazioni sono molto belle, anche perché allora, vediamo un po' come si faceva. Questo è per fare il passettino. Sono un attimo. Poi ci si può abbassare, si può saltare. Quindi le animazioni sono molto curate, anche perché Jordan Mechner, dice la leggenda che usò suo fratello per. Cioè, fotografò, filmò suo fratello mentre faceva questi movimenti. No, no, ecco, questo è l'errore che faccio sempre. Perché bisogna andarci piano col passetto e poi calarsi. Invece mi sbaglio sempre. Allora qua se andiamo a destra ovviamente c'è sta il cattivone che con la spada ci ammazza. Eccolo qua. Quindi ci serve una spada, ci serve una spada. Dobbiamo tornare indietro a cercare questa benedetta spada. Non la saliamo su. Questo è un grande classico, è uscito anche un po' per tutte le piattaforme. Stranamente non è mai uscita una versione Commodore 64. Era in programma. Esiste, se andate su internet esistono delle schermate, esiste anche una piccola demo. Però dove si vedono solo, diciamo, la grafica dei fondali, non si vede molto altro. Allora, io adesso sto provando a giocare col joystick. Questo è un gioco che andrebbe rigorosamente giocato con la tastiera. Infatti, qua mi sa che poso il joystick e gioco con la tastiera perché, ragazzi, ma con la tastiera non funziona bene. Si vede che ha rilevato proprio il joystick e non mi fa più usare. Allora, ok, sono riuscito. Adesso andiamo su. E dicevo, Jordan Mechner aveva fatto anche Karateka, che era il suo gioco precedente, che era, se non erro, dell'86, non mi ricordo. Uscì anche per Commodore. Prima di tutto uscì per Apple II. Ecco, come vedete, saltando lì si chiude, quindi dobbiamo cercare di saltare in modo da non prendere quella mattonella lì. Ecco, niente, sono morto. Allora, dicevo che Karateka era un gioco più vecchio, tipo dell'86, che utilizzava un sistema simile per le animazioni che si chiama rotoscoping, ovvero tu filmi o fotografi una persona mentre fa determinati movimenti e poi, no, porca vacca, e poi queste foto le usi per fare i fotogrammi d'animazione. È una tecnica che usava anche la Disney nei primi film. Ad esempio, se voi andate a vedere i primi film della Disney, come, che ne so, Biancaneve, La Bella Addormentata, o anche addirittura La Spada della Roccia, che insomma, anche quelli un po' più recenti, diciamo, non proprio i primissimi, usava il rotoscoping, che sarebbe, filmavano delle persone che facevano i movimenti e poi li utilizzavano questi filmati, queste fotografie e questi filmati come base proprio per fare le animazioni più naturali e scorrevoli possibile.
È un po' un trucchetto, però tanti l'hanno usato questo metodo, anche Ralph Bakshi, che era un grande animatore che fece tanti film, uno più strano dell'altro, poi magari ne parleremo. Allora, no, sì, vabbè, niente, ho fatto un'altra volta una cagata, mannaggia, sto andando veramente malissimo a questo gioco, vabbè che tanto che non ci gioco, però... Questo gioco andrebbe giocato con la tastiera. Io sto giocando col joystick che è impreciso. Andrebbe giocato veramente con la tastiera. Sai che faccio? Mo' resetto il gioco. No, non si può fare. Aspetta, vediamo un po' se metto la K per keyboard. No! Mi sono. Stavolta mi sono aggrappato, vedete? E non ho perso l'energia. Quindi già va meglio. Allora, poi se io ricordo, c'erano anche dei passaggi segreti in questo gioco in cui si potevano prendere delle pozioni di energia. Tipo, se io faccio così, vedete che si muove un tassello. Ecco lì, mannaggia, mi ha levato energia perché mi è caduto in testa. Vediamo un po' se riesco a salire. Questo passaggio segreto, come vedete, c'è una pozione. Io la becco così, con questa pozione. Ecco qua, c'è un bel salto. Eccolo qui, piano piano, passetto passetto. Ok. Questa pozione abbiamo recuperato un po' di energia. Allora, poi ovviamente ci sono gli spuntoni sotto in alcune botole, bisogna stare attenti a non fare una brutta fine. Ecco, e saltiamo. Allora, qua andiamo dritti, sparati. Allora, qua bisogna, facciamo passettino. Allora, qua bisogna stare attenti così. Saltare la casella, quella che fa cadere il cancello, l'abbiamo saltata. Adesso facciamo un passettino indietro. Questa cosa dei passettini poi è stata ripresa da Tomb Raider in 3D per PlayStation, PC e altri formati. Tomb Raider nel 96 prese spunto da sta cosa dei passetti delle case del movimento a caselle per appunto fare un gioco in 3D che aveva in comune. Oh, vediamo, guarda lì c'è la spada, ma adesso devo cercare di calarmi senza schiattare come l'ultima volta. Ma perché non mi riesce? Ah, perché mi devo girare dall'altra parte prima di calarmi, sennò col cacchio. Oh, spada! E olè! Abbiamo finalmente la spada. Possiamo andare a gonfiare di botte il tizio che stava dall'altra parte. Ma ci sono due possibilità. O possiamo andare verso l'alto. Come vedete, ci sono degli appigli qui. Si può tornare indietro normalmente oppure andare verso l'alto. Dove, se non erro, c'è anche un bonus. No, qua. Come si faceva qua? No, qua non mi regalo perché qua. Mannaggia, non si andava qui verso l'alto. Bisognava trovare uno di quei passaggi segreti come ho fatto vedere prima per andare in alto. Andiamo su. Ora faccio un passettino, aspettate, un po' passettino. Niente, non mi è riuscito. Un po', no, sono cascato sulle punte. Mannaggia, ho sto primo livello. Vabbè, adesso sai che faccio. Adesso io vado a prendere la spada di nuovo perché tocca ricominciare da capo. E quando ce l'ho, vi richiamo, ragazzi. Metto un attimo pausa. Rieccoci alla spada. Stavolta mi calo piano. Provo a calarmi piano. Vediamo se riesce. Mi giro. Ecco, mi sono girato. Mi calo piano. Ecco, mi sto calando. Anche se mi si vede poco perché sono dietro le colonne. Oh, sono riuscito a calarmi senza farmi ammazzare. E mi sto ricordando come si gioca questo gioco. Perché, ragazzi, è tanto tempo che non c'è gioco. E quindi. Ecco qua, andiamo avanti. Andiamo giù qua. E olè. Ok, piano piano. Siamo riusciti. Ok, qua salgo su. Passetto, passetto su. Ok, salta, zompa e vai. Ah, qui altro salto c'è da fare. Ah, passetto indietro, mi giro e vado su. Perfetto, là. Però non ho perso energia. Comunque da qualche parte mi ricordo che c'era una pozione che ti ridava l'energia. Cioè, ti dava un punto di energia in più, da 3 passavi a 4 punti di energia, però adesso non mi ricordo dove stava in uno dei passaggi segreti. Ecco, adesso dobbiamo tirare fuori la spada.
Questo è abbastanza facile come. Infatti, l'abbiamo fatto fuori con tre colpi senza neanche dovergli parare nessun colpo, quindi è stato piuttosto facile. Qui c'era. Me la ricordavo qui che si apriva così. E adesso possiamo entrare. E adesso ci dovrebbe essere la protezione che dal manuale dobbiamo inserire il codice. Dopo il primo livello c'è la protezione. Ok, la protezione consiste a stare in una stanza piena di porte con i codici. Aspetta, prima c'è la scenetta, eccola qui, la nostra principessa che sta aspettando il nostro arrivo. Il tempo passa, ragazzi. E avere solo un'ora di tempo non è facile perché ogni volta che muori tu perdi tempo, no? Ah no, il livello 2 ce lo fa fare senza inserire il codice. Forse dobbiamo. Forse a livello 3 c'è il codice, non mi ricordo. Pure qua, pure questo casca. No, c'è un altro. Questo è un po' più cattivo, lo vediamo che è blu. Vediamo c'è. No! Ho sbagliato l'infuriato la spada, che deficiente. In pratica, premendo giù, ho rinfoderato la spada perché non ricordavo. Allora. Oh no no! Mamma mia! Perché se lui ti colpisce quando tu non c'hai la spada fuori, t'ammazza con un colpo solo. Si può alzare la guardia, così vedete, si può parare così premendo su, si para. Olè, l'abbiamo ammazzato, però abbiamo perso un punto energia. Andiamo avanti, vediamo un po'. Ah, sotto c'è dell'energia, vediamo un po' se riusciamo a prenderla. Poi io mi calo. Qua non c'è neanche bisogno di calarsi perché comunque è basso, quindi. Eccolo qua. Glu glu glu. Riprendiamo l'energia. Qui attenzione, allora, qui ci sono gli spuntoni, però se andiamo piano col passetto. Tra gli spuntoni non ci facciamo niente, se invece corriamo sugli spuntoni ci ammazziamo, insomma. Qua vorrei farvi vedere il trappolone, però quello mi pare sta a livello 3, il trappolone quello che ti taglia a metà. C'è anche una scena abbastanza truculenta col trappolone di ferro che se non stai attento ti taglia a metà. Giriamoci a quest'altra parte, saliamo su. Ma attenzione che c'è un passaggio segreto qui, mi sa, eh. Anche se ci è caduto in testa, fortunatamente non ci ha fatto niente. Attenzione agli spuntoni. C'è un'altra energia, ma non ci serve adesso. Andiamo su. Ah, qua è chiuso. Che fregatura. Beh, comunque qui sappiamo che ci abbiamo. No. Cioè, sappiamo che ci abbiamo l'energia. Per zoompo. No, non ci sono riuscito. Prendere in corsa. Andiamo meglio la rincorsa. Vai, zoppa zoppa! Oh, lei ce l'ho fatta. Allora, col joystick è meno facile con la tastiera. Diciamo che con la tastiera su sto gioco c'è i controlli più precisi. Sono giochi studiato proprio per essere giocato con tastiera, perché infatti all'epoca, diciamo, nel PC gaming la gente giocava solo con la tastiera e con il mouse, cosa che poi è andata avanti, se andiamo a vedere, fino agli anni 2000. No, ci ha ammazzato, mannaggia. Sto gioco qui ce l'aveva all'ufficio mio padre quando ero piccolo io, quando ero ragazzino. Mio padre sto gioco ce l'aveva all'ufficio insieme ad altri giochi mitici. Ed era uno dei giochi che lui aveva all'ufficio. Ovviamente mio padre non giocava mai, però gli altri colleghi stanno sempre a giocare, quindi. Ah, attenzione! Aiole! Facciamo quest'ultimo tentativo, poi chiudiamo questo gameplay. Attenzione che qui c'è. Mamma mia, mi aveva quasi beccato. Glu glu. Qua se andiamo piano non ci fa male, però se siamo proprio in corsa lanciati ci ammazziamo. Saliamo su. No, che ho fatto? Riproviamo. Zoppa, 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 zoppa. Eccolo qua. Saliamo su. Oh, rieccolo, quello che prima ci ha ammazzato. Aspettiamo che fa il passetto e lo colpiamo. Passetto e colpiamo.
Ok, stavolta abbiamo più senza me che facesse il passetto, siamo andati benissimo. Allora, se andiamo su qua. Sotto c'è un'altra. Ecco, sotto c'è un'altra pozione, ma non ci serve. Piuttosto c'è. No, questo è cattivo. Questo vedete che. E poi se. Sotto ci sono gli spuntoni. Quindi se sbagliamo qui, questo ci manda pure degli spuntoni. Ahia. E uno. Due. Attenzione, qua è difficile, eh. Eole, sono riuscito. C'ho pochissima energia, ma sono riuscito. Ma in teoria dovrei tornare indietro a prendere l'energia. Sapete che faccio? Io mi calo sugli spuntoni, proprio sprezzante del pericolo. Piano piano mi calo. Vediamo un po'. Ok. Andiamo qui a destra. Andiamo a prendere con l'energia. Glu glu glu. Mi ha preso almeno un punto di energia in più. Adesso vado piano piano, piano piano, piano piano. Andiamo su. Ok. No, siamo già a 16 minuti di gameplay. Qua c'è un'altra energia, io me la becco. Quello è il veleno. Quello, se non ricordo male, quello blu è il veleno. Quindi non lo bevo, sennò perdo energia. Mi pare che quello blu sia il veleno, ma non mi ricordo bene. Oh, attenzione. Sono un po'. No! Oddio, ho tirato fuori ho tirato fuori la spada proprio all'ultimo secondo, perché se tu stai senza spada e lui ti colpisce, ti ammazza con un colpo. Quindi proprio sono stato fortunato. No. E qua? No, no, mi ha ammazzato qua. Vabbè, ragazzi, con questo concludiamo questo gameplay. Vediamo quanto tempo avevamo ancora. Avevamo ancora 45 minuti, va bene. Comunque questo era Prince of Persia, gioco bellissimo, grande classico, che poi c'è stato anche un sequel, Prince of Persia 2, che però secondo me questo è migliore. Il primo Prince of Persia è solo un vero classico, un grande classico della storia dei videogiochi. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Retroplay. Ciao ragazzi!